giorno per sgomberare l'ex Eutelia occupata sulla Tiburtina. Secondo gli operai si sono spinti poliziotti, accuse alla dirigenza. Influenza A, studi medici di base aperti tutto il giorno per fronteggiare l'emergenza. In arrivo nuove dosi di vaccino. Via Foma, un'inchiesta lunga 19 anni, il silenzio della famiglia di Simonetta dopo il rinvio a giudizio di Busco. Caso Cucchi, un testimone avrebbe assistito al pestaggio del giovane morto dopo l'arresto, indagati guardie carcerarie e detenuti. Imbrattato a Roma il monumento ai caduti di Nassiriya, fiori dal ministro La Russa e dal sindaco, condanna unanime. Agriturismo in fiera all'Acquario Romano, in mostra il meglio della ricettività rurale e gastronomica dell'Asia. Buonasera, c'è stata un'irruzione a Roma nella sede dell'ex Eutelia, una decina di vigilantes si sarebbero finti poliziotti tentando di mandare via un gruppo di lavoratori che aveva occupato i locali della sede di via Tiburtina per protestare contro i licenziamenti. I sindacati parlano di gravissima aggressione, il servizio è di Marco Fondi. Uno sciopero generale proclamato per il 17 novembre è la richiesta di un incontro urgente con il governo. È la risposta dei sindacati all'irruzione nella sede romana Eutelia al Tiburtino, occupata dai lavoratori senza stipendio da 4 mesi. Datori di lavoro che anziché concertare e confrontarsi con le organizzazioni sindacali utilizzano questi metodi di violenza. I lavoratori chiedono certezze sul loro futuro e sulle commesse del gruppo che si occupa di reti telefoniche, comunicazione ed informatica. All'alba l'irruzione, una quindicina di uomini sono penetrati all'interno dell'azienda come fossero poliziotti. Potevano sembrare tranquillamente, a un occhio poco attento, gente dei reparti antisommossa. Io personalmente stavo dormendo perché ero lì per seguire una giornata e una nottata dei lavoratori che occupano una fabbrica. Sono stato svegliato da dei rumori in corridoio molto forti, da delle grida. Ho trovato una torcia puntata sulla faccia e qualcuno che mi domandava: tu chi sei, che fai con questa telecamera? Dammi subito i documenti. I dipendenti di Eutelia a loro volta si sono accorti a quel punto che non era la polizia, quindi è andata una colluttazione. Per fortuna non si è fatto male nessuno. Tra loro, ne sono convinti gli occupanti, anche l'ex amministratore. Ma a un certo punto si è visto l'amministratore delegato di Eutelia, Samuele Landi, l'abbiamo riconosciuto, abbiamo chiesto il motivo per quale fossero lì e loro minacciosamente ci hanno detto: o uscire subito o vi facciamo uscire noi. Solidarietà ai lavoratori è giunta anche dalle forze politiche. E l'Eutelia, che si è dichiarata estranea ai fatti di stamane, ha precisato che l'episodio, è quanto si legge in una nota, rappresenta il deprecabile epilogo di una situazione grave e che l'occupazione impediva di fatto l'accesso ad altri dipendenti e tecnici.